Ta-da! Ragazzi, questo è il wagyu giapponese, la carne quella super super mega grassa e saporita. Stavo guardando come in effetti, pur essendo cavallo, la distribuzione del grasso ci assomiglia alla ramificazione. Guarda che roba, sembrano dei fulmini. Sì, sì, sì. Caramellina di grasso di bistecca di cavallo islandese. Ciao amici di Precemi Ancora, sono a Torino e voi direte: Michele, che sei venuto a fare a Torino? Sei venuto per caso per mangiare il bollito? No, sono a Torino perché vado a farmi una scorpacciata di carne di cavallo. E il cavallo a Torino, ragazzi, non è certo la carne che qua si mangia tutti i giorni. Non rientra proprio nelle abitudini di questa città e di questa regione. E tra l'altro è l'unico ristorante di Torino che propone carne di cavallo di un certo livello. Quindi, storia interessante da raccontare. Il locale si chiama Brace Pura, e già dal nome, ragazzi, mi piace, ed è aperto solo la sera. Tra l'altro, ragazzi, questa steakhouse è segnalata nella guida Steakhouse e Macellerie d'Italia, sia nell'edizione 2022, sia nell'edizione 2024. La guida, vi ricordo, la trovate su Amazon, andate su Amazon, googlate, cliccate, cercate, vi comprate la guida, ci sono più di 750 indirizzi. Stai a capire, sì. Ragazzi, lui è il nostro uomo. Benvenuti. Johnny Caro, perché mi hai chiamato? Ti ho chiamato perché abbiamo un nuovo prodotto, carne di cavallo. L'ho detto prima, carne di cavallo. Equino. Carne di cavallo che ci avete solo voi. Sì. Altissimo, esatto. Livello, sì. Che voi tenete nella cella per frullare. Sì. Allora, parlami al volo di sto locale, quando avete aperto, da quant'è che c'è sta sto locale a Torino? 7 anni. Io ci sono venuto da Roma, sì, per venire qui a Torino per assaggiare questa carne di cavallo. La cosa insolita è che finalmente un ristorante di una località, di una regione dove la carne di cavallo non è tradizione, mette la carne di cavallo. Esatto. Ok? Per me, ragazzi, è un grosso segnale. Questo è un video interamente dedicato a questa carne di cavallo. Ok, locale chiuso, tutto per noi, perché voi siete aperti solo la sera. Esatto. Allora, cominciamo, lì c'è la cella frigo. Andiamo a vedere sto cavallo. Caro Johnny, mi hai messo qui sul banco 1, 2, 3, 4, 5, 6 lombi di cavallo, sei lombetti, diciamo, non sono enormi. La prima cosa che mi è saltata all'occhio, sì, guardando questi lombi, è l'amarezzatura. Sì. Hanno un'infiltrazione pazzesca. Pazzesca. Sembra wagyu. Sono d'accordo. Cioè, un occhio non allenato potrebbe dire questo è wagyu o questa è una carne marezzatissima. Invece no, stiamo a parlare di cavallo. Esatto. Altra cosa, il grasso giallo, che non è solo bello da vedere, ma è pure buono. Assolutamente. E questo lombo ha invece un filetto mostruosamente enorme. Quindi mi immagino sto filetto che cosa possa essere. Non sono enormi, perché presumibilmente non saranno animali piccolini. No, in realtà no, non sono animali. Cioè piccoli, piccoli di statura, dico. Di statura sì, sono una razza autoctona islandese molto piccola, a livello di peso, di bestia. Che hai detto? I islandesi. Questa carne arriva, ragazzi, dall'Islanda. From Island. Caratteristiche di questa carne? Dicevamo, sono piccolini i carré, perché la razza autoctona islandese è molto piccola a livello di pezzettino. Pigliano un po' di carré, più un carré. Cioè, guarda, ad esempio questo qua è mezzo lombetto, vedi che la dimensione questo è in mezzo linea lombo, di massima. Piccolissimo. Sì. Questo è l'iPhone. Esatto. Questo è l'iPhone 15. Poi, no, tieni, non è molto grande, insomma. Tieni conto che questa è una bestia di 14 anni, però comunque loro sono piccolini. Questo è il discorso figo sul fatto che secondo me, oggi nel 2024, se una steakhouse se vuole diversificare, deve cominciare a cercare sti prodottini, ste chicche. Da dove vogliamo iniziare? Innanzitutto dobbiamo porzionarlo, quindi adesso andiamo in cucina, lo porzioniamo, okay, poi lo grigliamo e ce lo mangiamo. Perfetto, filetto e pure contro filetto. Sì, bon. Allora, Jasper, il Jasper sta là. Jasper in accensione. Vedo che la brace non manca, iniziamo a tagliare sto lombo. Ti chiedo una cosa, sì, rispetto al manzo, sì, quando lo tagli, è più facile, più difficile, più duro, meno duro? In realtà a livello osseo siamo lì, più o meno la durezza delle ossa è uguale. Quello che fa un po' la differenza è la carne. Essendo molto tenera tende un po' a sfibrare, quindi si dividono le parti, bisogna fare attenzione, è okay, molto morbida. Perfetto. Johnny, tu di che partito sei? Di quelli che usano la sega o esclusivamente coltello? Ah, questo tipo di sega, ok. Non quella a nastro. No, tutto a mano. Sega, mannaia, coltello. Taglio niente a mano. Sega a nastro, quello okay, scalda la carne, non va assolutamente. Non ti piace la sega a nastro? Per niente, siamo contrari. Scalda la carne ma salva i gomiti e le spalle. Vero. Ha ha ha!
Ta-da! Che bella! Beccatevi ragazzi sta T-Bone, ma più che altro questa Porterhouse, direi, di cavallo. Si dice Porterhouse quando il filetto è molto molto grande. Il grasso giallo che si sta già sciogliendo deriva dall'alimentazione dei cavalli, ovviamente anche dal loro DNA, anche dai licheni. Esatto. I licheni islandesi. Allora, comunque ragazzi, noi abbiamo preso questa bistecca perché mi sto prolungando in chiacchiere, perché il grasso si sta sciogliendo e la carne diventa bella morbiduccia. Guardate qua che meraviglia. Questa è una cosa spaziale. Allora, caro mio, molto bella, l'amarezzatura è molto raffinata, lo sai? Sì, mi piace un sacco, è fino. Fai vedere cosa hai preso, fai vedere cosa hai preso. Ho preso un pezzo di wagyu giapponese. Ragazzi, questo è il wagyu giapponese, la carne quella super, super, mega grassa e saporita. Stavo guardando come in effetti, pur essendo cavallo, la distribuzione del grasso ci assomiglia alla ramificazione. Guarda che roba, sembrano dei fulmini. Sì, sì, sì. Per carità, non come il wagyu, però... Per essere un cavallo è un risultato pazzesco. Chissà per quale motivo si trova più spesso il wagyu del cavallo. Secondo me è solo una questione di abitudine, di cultura e di approccio. E aggiungo, caro Johnny, secondo me qualunque steakhouse in Italia potrebbe avere il cavallo a patto di avere una sala in grado di venderla. Sei d'accordo? Su questo non ci piove. L'importanza della sala, ragazzi. Io mi vedo, io giro per l'Italia. Sai che fanno questi ristoranti? Per la cucina, boom, 300.000 euro. Per la sala, boom, 200.000 euro. Poi, a volte, dove si perdono? Nella sala, perché al cameriere gli danno 1.100. Cosa mi consiglia? Tutto. Tutto. De questa carne di dov'è? Di un animale. Ok, questa breve parentesi, ragazzi, ci stava. Io giro tanto, mi accorgo che a volte la sala deve essere allo stesso livello della cucina, esatto. Se non addirittura oltre, perché è la sala alla fine che vende. Lui prepara. Lui è colui che fa tornare i clienti, la sala è il reparto che fa mangiare cose ai clienti. Ragazzi, questo è il Josper, è un dispositivo di cottura, è un forno a carbone che in Spagna va tantissimo, in Italia sta prendendo piede, ma c'è un piccolo problema. L'unico problema è che sto strumento lo dovete sapere usare, se no è solo figo, è come avere una Bentley e non saperla usare e faccio solo il giro dell'isolato da soli in seconda e non va bene. Su 100 bistecche che ho mangiato in Italia cotti su questi dispositivi, l'80% sono uscite rovinate. Vediamo se Johnny ce la fa. Ragazzi, guardate che bella tecnica. Gancetto, si appende. E perché si appende? Perché così si stempera. Sta là ed è pure bella da far vedere. Guarda quanto è bella, che eleganza che c'ha, guarda. Johnny che mi pulisce la piastra è l'occasione, ragazzi, per parlare di queste benedette piastre. Queste piastre servono per tenere in caldo la carne, non per cucinarla oltremodo. Quando io vedo arrivare in sala e lo vedo arrivare queste piastre che friggono, io esco, io metto mano alla pistola. Tu come la servi? Così. Calda. La scaldiamo sopra, no, il giorno. No, non frigge? No. A temperatura giusta? Sì. Per scaldare? Per tenere in caldo. Ottimo, tenere in caldo, bravo, grazie. Chiedi. Johnny, sì. Mi spieghi perché la maggior parte delle bistecche che voi grigliatori, voi chef, mi cuocete sul Josper mi escono affumicate, bruciate e non mi piacciono? Fatti un po' di nemici. Ah, Josper è un bellissimo strumento, ma ha un sacco di limiti. Il primo è la ventilazione. E quindi il rischio è che si crei dentro una cappa di fumo, ecco perché ti esce affumicato. Se non viene ventilato bene, la brace non è abbastanza accesa, esce una carne bollita, viceversa esce, bravo, bruciata. Esatto, bravo. È molto difficile da usare, è un'escursione termica pazzesca. Allora, la teoria la sai? Eh sì, voi vedete la pratica. L'abbiamo stemperata, ma me la fai assaggiare un po' di grassetto crudo? Sì. Dai. Ragazzi, come unge. Caramellina di grasso di bistecca di cavallo islandese. Grasso di cavallo, l'odore è più neutro rispetto all'odore del manzo. È mostruosamente delicato, è sensuale, sembra di avere in bocca, ragazzi, della seta untacchiosa che va giù in un nanosecondo. Come siamo messi col forno? 3, 2, 1, vamo! Olè! Ciao, ciao, ci vediamo, ciao. Ma tu mi spieghi come fai a regolarti a cuocere una bistecca se non la vedi e il coperchio è chiuso? Come tutta fai? Tutta experience. Esperienza? Eh già. Ma le prime volte? Bruci. Bruci. C'è niente da fare. Secondo giro.
Guarda il grasso, guarda il grasso. Beh, l'aspetto è interessante, molto positivo, molto interessante, molto, 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 ragazzi. Pronta? Pronta. Dai, Eva. Ronny, a questo punto, tagliamo. Come se fossi un cliente normale. Vamos. Io non ti ho chiesto quanto la fai al chilo questa? Usciamo a 12. 12 euro letto. 12 euro letto. 120 euro al chilo. 120 euro. Vediamo se sei di merito. Oh ragazzi, non cominciate a dire tanto, è poco. La domanda che ci dobbiamo fare è: li vale o non li vale? Partendo dal presupposto che sto cavallo nel piatto da solo, ragazzi, non c'è arrivato e che dietro c'è tanta, tanta ricerca e tanta, tanta professionalità. Torniamo al taglio. Qui è ancora, secondo me, un po' indietro di cottura. Esatto. Quindi che si fa? Noi adesso scaloppiamo e poi andiamo a dargli l'ultima stemperata nel piano superiore del Josper. Vedi che tende a sfibrarsi durante il taglio. E ora finisci la cottura così. Esatto. Nel piano sopra del Josper cosa succede? Non c'è più il contatto diretto col carbone, è più una camera in stile forno. Ok. E quindi riesce a dargli quella botticella di calore senza rovinare la maillard. Ci siamo? Ci siamo. E lei? Fai prova dito. Prova dito. Grande. Ce l'abbiamo al sangue, ma ce l'abbiamo calda. Non abbiamo rovinato la maillard. Non l'abbiamo affumicata, bruciata, bollita e tutte quante le cose. Ora, piastrina che abbiamo tenuto sopra il Josper, quindi intorno agli 80 gradi, ma senza sfricillare tutto quanto. È arrivato il bisteccone, ragazzi, è arrivato il bisteccone. Io inizierei... dal filettino? Dal filetto, dal grasso. Col grassetto giallo, filetto di cavallo islandese. Guarda, guarda che fa figo, eh. Molto figo. Filetto di cavallo islandese. Passiamo alla carne, va. Cottura perfetta. È vero, bravo Johnny, non l'hai né bruciata né affumicata. Islandese. Ragazzi, è di una tenerezza imbarazzante. Si sfibra. Si sfibra. È molto tenera, ed è molto elegante, è molto raffinata. Sapete qual è il difetto principale del cavallo? Che molto spesso è ferroso, sa di sangue. Perché il cavallo, a differenza del bovino, assorbe molto di più quello che mangia. Quindi si vede che qua, ragazzi, questi cavalli mangiano bene. Prima ti ho fatto la battuta, ho detto, se non ti dicessi che cavallo, lo diresti, nel senso, adesso lo sappiamo, ma per l'eleganza che ha, diresti che è equino? No, io lo paragonerei, forse a un Angus. Bravo. Esatto, lo paragonerei all'eleganza di un Angus. A differenza della carne ipermarezzata, che dopo un po' può stancare. Bravissimo. Questo grasso è molto più elegante. Non è stucchevole, bravo. Esatto. Non è stucchevole. È molto più sobrio. Sì. Voglio fare una prova. Sì. Voglio mettere il sale. Proponiamo dei sali. Portano quattro tipi di cloruro di sodio. Ok, cloruro di sodio che viene dall'Himalaya, che in realtà viene dal Pakistan. Sì. Questo che è il mio preferito, che è il Maldon. Poi ne abbiamo uno alle erbe che facciamo noi e uno agli agrumi, sempre fatto. E uno agli agrumi. Io sono un grande fan del sale Maldon, semplice. Vai. Con due scagliette di sale Maldon, questa è una bistecca sontuosa, sì, di un'eleganza mostruosa. È il cavallo che dovremmo mangiare tutti, perché non è il cavallo che te stanca e te stucca. Sapete ragazzi, rispetto adesso dico una cosa, la dico diciamo in maniera molto semplicistica. Rispetto al bovino che ha quattro stomaci, il cavallo, l'apparato digerente del cavallo è più simile al nostro, cioè uno stomaco solo. Quindi per questo motivo, se il cavallo mangia male, il sapore di quello che mangia sarà presente, molto invadente all'interno delle sue carni. A differenza del bovino che filtra molto di Vero. Più. Il bovino magro tendenzialmente nasconde i difetti di quello che mangia, ok? Il cavallo no, non può nascondere i difetti di quello che mangia e difatti in questo caso stiamo parlando, ragazzi, di tanta roba. Ci rimane, caro Johnny, solo una prova. Sì. Il rosicchiamento dell'osso. Vai. Questa la faccio io. Vai, vai. Devo dire una cosa. Vai. L'hai cotta in maniera eccellente. Grazie. La carne migliore è quella che sta attaccata all'osso. Ah, pazzesca. Cioè l'aroma di brace conclude, incornicia questa esperienza che è strepitosa. La prima volta che hai mangiato sto cavallo, che hai pensato? Sinceramente pensavo non fosse cavallo, come ti dicevo, sono rimasto un po'. Dici, ma stanno interdetto, a fregare. Sì. Amici di Brace Mancora, se avete la possibilità, segnatevi questo indirizzo. Magari chiamate prima, magari prenotatelo prima, perché non ce n'è tantissima disponibilità. No. Voi lo ordinate con mesi d'anticipo. Esatto. Però ci sta, bellissimo. E poi ripeto, il discorso che volevo fare è.
Nel 2024 le steakhouse si assomigliano sempre più tutte, basta avere una cella di frullatura e piazzare dentro i lombi del miglior mazzo. Se c'hai questo, io dico una cosa, se tu c'hai questo, c'hai il portafoglio carico, tu ti puoi comprare il miglior mazzo in circolazione, ok? Dov'è il problema? Bene. Il problema per differenziarsi da questi è andare a cercare prodotti come questi o fare come fa Johnny, che non ve lo facciamo in questo, non ve lo facciamo vedere in questo video, ma vi assicuro che c'è, proporre anche tagli del quinto quarto dell'anteriore, esatto, che pure è una cosa che hai in menù, esatto, e questa cosa è molto bella. Ho mangiato il cavallo in Puglia, era forte, aveva un carattere mastodontico. Ho mangiato il cavallo a Catania, era ruspante, si vedeva che era proprio un cavallo di campagna. Mangio il cavallo a Torino, che vi posso aspettare, un cavallo sabaudo. Questo cavallo rispecchia pienamente la personalità del ristorante, la personalità tua, la rispecchia la città, rispecchia lo chef, rispecchia i ristoranti, rispecchia l'atmosfera che si ha in queste latitudini. Bello il cavallo. Ciao ragazzi, ci vediamo. Ciao. È grazie. Stato un grande piacere. Torno a Roma. Alla prossima. Grazie, dove stai? Grazie ciao. Per l'esperienza cavallara. Oh ragazzi, ridendo e scherzando, sto cavallo delicato, raffinato, gustoso, succoso in una maniera incredibile, è ultra promosso, finalmente un ristorante al nord che non sia in Veneto che mi ha fatto mangiare un cavallo strepitoso. Questo video ragazzi termina qui, io rimango però a Torino perché domani diamo vita ad un nuovo format ed è un format che vedrete prossimamente sul canale. Ragazzi, un abbraccio e che la brace sia con voi. Ciao!